Ci siamo tutti? Sì! Bene, eccoci a Bologna. Stupenda! Stupenda! È bellissima. E vi ricordate perché siamo qui? Certo, vogliamo sapere tutto su Bologna e i suoi canali. Bologna, come sapete, non è attraversata da fiumi grandi, a parte il modesto torrente Aposa. Invece a sud, cioè a est, a ovest, ci sono il Reno e il Saveno. I bolognesi già nel XIII secolo realizzarono dei canali, quello di Reno e quello del Savena, per portare l'acqua in città. Questa rete di canali oggi esiste ancora, ma per lo più si trova sottoterra. Ecco perché dobbiamo cercarlo. D'accordo, ma da dove cominciamo? Ehi, guardate, un codice QR! Ecco, lo inquadro io, vediamo cosa succede. I muri sembrano molto spessi. Hai ragione, sembra un castello più che una casa. Chissà, magari fosse un fossato, sembra un castello. Ciao, chi sei? E in che epoca ci troviamo? Siamo nel 500, in pieno rinascimento. E io sono la nobildonna bolognese. Ma voi da dove venite? Perché siete qui? Veniamo dal futuro. Siamo arrivati qui grazie alla macchina del tempo, alla ricerca dei canali su Bologna. Ebbene, le rovine davanti a noi, fino a poco tempo fa, facevano parte di un castello, che tra il 500 e il 300 è stato ricostruito 5 volte dal Papa e demolito 5 volte dal popolo bolognese. Il canale delle Moline alimentava il fossato del castello, prima di confluire nel canale Navile. Wow, non pensavo che qua sotto ci passasse un canale. Le sue acque servivano a chi abitava nel castello anche per le pulizie e per azionare i mulini. È arrivato il momento di tornare a casa. Grazie per tutte queste informazioni così interessanti. Grazie. Ciao. Ciao. Ehi, guadate l'acqua, come corre veloce qui. Questo è sicuramente il canale che stavamo cercando. Chiediamo informazioni a quella contadina. Vi stupite di vedere un canale con tanta acqua in mezzo alla città? Dovete sapere che quest'acqua viene dal fiume Reno, attraversata appunto il canale di Reno. I bolognesi l'hanno realizzato nel 200 per portare una grande quantità di acqua nella loro città e per sfruttare la forza motrice. Oh, quindi qua c'erano dei mulini, desidererei tanto vederli. Potresti spiegarmi la loro storia? Qui ci sono ben 15 mulini, da grano soprattutto, ma anche da seta. Questi mulini sono azionati dalla forza idraulica, dall'acqua del canale del Reno, che qui prende il nome di Canale delle Moline. Qui in via Capo di Lucca le case sono molto diverse dagli altri edifici. Come mai? Queste graziose casette ospitano i mulinari, ovvero coloro che lavorano nel mulino, ferite dal consorzio dei loro proprietari. Dove siamo? Cosa è questa specie di terrazza sul canale? Terrazza? Questo è un guazzatoio, una discesa verso l'acqua dove laviamo e facciamo bere gli animali. Ce ne sono molti sul canale di Reno. Vi posso dare un consiglio? Allontanatevi da qui al più presto possibile, perché devo lavare le mie mucche per venderle al mercato del bestiame. Mercato? Noi non abbiamo visto nessun mercato da queste parti. Ma come? È uno spiazzo grandissimo proprio qui dietro. Ma state parlando di Piazza Sant'Agosto? Scusate, ce ne andiamo. Dove siamo finiti? E in che epoca siamo? Guardate, c'è una persona là in fondo. Scusi, in che anno siamo? Siamo in piena Belle Époque, un periodo straordinario di progresso e innovazioni, precisamente nel 1897. E cosa c'entra il progresso con questo antico canale medievale? La forza dell'acqua è ancora lei la protagonista. Per tanti secoli ha fatto girare le ruote dei mulini ed ora hanno da poco installato una dinamo. Questo prodigio della tecnologia moderna, collegato a una ruota idraulica azionata dalle acque del canale, produce energia elettrica. Ma senza frigorifero, TV e computer, a cosa vi serve l'elettricità? Senza cosa? Mi scusi, non ci faccia caso. Volevo sapere come usate questa energia elettrica. Ma per l'illuminazione delle abitazioni di questa zona e perfino del teatro Arena del Sole. Ragazzi, questo è il progresso, questo è il futuro. Allora, com'è andata? È stato bellissimo, abbiamo imparato un sacco di cose. Davvero? Sotto i nostri piedi c'è un tesoro nascosto. Sì, è un tesoro blu. Ehi, mi raccomando, però non ditelo a nessuno. Certo, sarà il nostro segreto. Shhh. Oh, ma guarda.